Rispondiamo alle diverse segnalazioni che sono arrivate in redazione relativamente al Cimitero Nuovo. Siamo venuti questa mattina a vedere qual è la situazione e la situazione appare subito di grande degrado. Partiamo dalla segnalazione forse più vecchia, quella che riguarda la rampa dei disabili. Come vedete alle mie spalle la rampa risulta ancora chiusa, c'era la parete con dei pannelli pericolanti, adesso i pannelli non ci sono più, sono definitivamente crollati e quindi è stato ripulito, ma ovviamente la rampa risulta chiusa, per cui chi deve salire con la carrozzina e andare a visitare i propri cari in quest'ala del cimitero è impossibilitato a farlo. In questa parte qua peraltro vediamo l'ingresso completamente distrutto, anche qui con la piccola barriera architettonica che ormai blocca il passaggio di entrata, lo scivolo per salire appunto non c'è più, ma tanto come detto la rampa è definitivamente rotta. Abbiamo incontrato anche una signora che scendendo dalle scale ci ha raccontato che appunto vista la situazione di distruzione effettiva delle scale qualche tempo fa è anche caduta, è rimasta 10 minuti a terra perché al cimitero non è che passi molta gente, è rimasta a terra aspettando che qualcuno la tirasse su. Mi sono messo dall'altra parte di questa area verde per mostrare appunto la situazione delle erbacce che continuano a crescere all'interno del cimitero, dando proprio una vera sensazione di degrado, erbacce che non vengono ripulite, la vegetazione ovviamente cresce con il crescere e l'arrivo della primavera. Alle nostre spalle invece vediamo la situazione direi drammatica dei parcheggi, quelli che dovrebbero essere dei parcheggi per le auto, mattonelle completamente divelte, praticamente il piano stradale o quello del marciapiede comunque è tutto rialzato per le radici degli alberi che hanno reso la situazione dei parcheggi praticamente inutilizzabile. Vi abbiamo mostrato le immagini dei parcheggi completamente distrutti dalle radici degli alberi, non che la strada sia messa meglio perché come vediamo appunto il lato della strada, ma nella parte più sotto si arriva praticamente al centro della carreggiata, le radici degli alberi hanno completamente distrutto l'asfalto rendendo difficoltoso il passaggio delle stesse automobili. Siamo venuti però nella parte delle cappelle perché c'è stato segnalato che in questa parte ormai da anni addirittura manca la corrente elettrica, un problema che è stato segnalato più volte, la risposta è sempre la stessa, provvederemo a riparare questa situazione, la situazione che però rimane sempre la stessa, per cui nelle cappelle, le vedete alle mie spalle, non c'è la corrente elettrica.